Durante i festeggiamenti di San Costabile arriva da Vallo della Lucania il busto di San Pantaleone. Soddisfazione per tutta la comunità, anche testimoniata dalla presenza di tantissime persone questo pomeriggio qui, l'arrivo di San Pantaleone, l'accoglienza, e quindi un momento bello che unisce le comunità nel segno appunto della fede, della diocesi, nell'appartenenza alla diocesi, quindi legata appunto al patrono San Pantaleone e San Costabile. È stata un'accoglienza molto bella, ho ringraziato la comunità di Castellabate che è un'accoglienza fraterna, realmente calorosa. È un momento bello, importante per le due comunità che già, voglio dire, collaborano da un punto di vista amministrativo e questo è un sigillo ancora sempre sulla stessa strada, molto molto importante. Del Comune di Castellabate è fortemente legato a San Costabile, perché San Costabile, come sappiamo, è un nostro santo, un santo cilentano, un santo che è nato su Tresino, è poche distanze da qui, tra Agropoli e Castellabate. Quindi questa devozione al nostro santo è fortemente radicata nel nostro territorio e mi auguro che all'inizio di questo triennio di preparazione a San Costabile, al patrono secondario della diocesi, possiamo in qualche modo diffondere maggiormente questo culto, questa devozione a un santo che rimane ancora poco conosciuto. Dobbiamo essere orgogliosi di avere un santo che è nato qua, soprattutto perché Dio ha baciato questa terra donandoci un santo tutto nostro, sì, il santo del Cilento, il santo del Tresino, nato a Mandrolle. E questo